Il visionario è una vox clamans in deserto, è che ha una sorta di preveggenza nell'intuizione, che si strugge nel disincanto pur tenendo vivo il fuoco di una vivacità culturale, che non è tanto e non è solo figlia dell'erudizione, ma è istintiva, è innata. Bravo, bravo, bravo. Bianciardi, Bianciardi. Allora, la vita agra è finita, sei arrivato al successo, eccolo qua il successo, come un cantante contornato dalle ammiratrici a firmare autografi, bravo. Il successo è anche questo. Ma non ce ne lamentiamo troppo perché può succedere ben altro. C'è il supermercato! La vita di Luciano Bianciardi era già agra di suo. Però divenne ancora più agra nel momento in cui la fama, gli inviti, gli applausi gli piovero in faccia tutti a sorpresa, sempre di sbieco perché inattesi, mal goduti, persino sgangherati. Fu in quel momento che arrivarono per le interviste le belle gioie, cioè le anime candide della critica disossata, quelle con le domande belle pronte e le risposte incorporate. Ma come mai lei, Bianciardi, lei che è una persona così seria, scrive di sport? Bianciardi non rispose subito. Fece finta di guardarsi intorno con sospetto, come si fa quando si teme d'essere spiati. Tirò fuori di tasca la mano sinistra, lui la teneva d'abitudine sempre chiusa a pugno, e l'aprì. L'aprì con un gesto un po' teatrale, un gesto lentissimo, davanti agli occhi delle belle gioie con il loro bel taccuino spianato. Fissò la mano come se si guardasse il viso allo specchio e poi calcò la mano sull'ironia. Perché io scrivo di sport, io che sono una persona così seria, ma scrivo di sport proprio perché sono una persona seria. Scrivevano per lavoro, ma anche per passione, perché attraverso le imprese sportive raccontavano l'esistenza. Erano anime in tensione, giornalisti e scrittori, ribelli e sognatori, bracconieri di storie alla ricerca di gesta eroiche e di momenti unici, irripetibili. Molto più che cronisti. Erano instancabili creativi della parola, maestri squisiti di stile e narrazione. Erano i grandi protagonisti della letteratura sportiva. Io sono Adalberto Scemma e questo è Visionari, il podcast che li racconta oltre la macchina da scrivere. Luciano Bianciardi è stato un visionario nei pensieri, nelle parole, nelle opere e nelle omissioni. Nei pensieri perché la sua eterodossia scandalizzava i ben pensanti, nelle parole perché il modo in cui ha descritto il mondo, anche quello dello sport, si sarebbe rivelato estremamente attuale anche 50 anni dopo la sua morte, nelle opere perché la sua poetica somigliava molto alle parole che diceva, e allo stesso modo per la coerenza nelle omissioni della sua vita. La letteratura sportiva con lui ha avuto un fuoriclasse che ha ballato per poco tempo, ma diamine, che danze ha ballato. L'anno era il 1970. Il Guerin Sportivo aveva già ospitato da tempo nella terza pagina, quella delle grandi firme, quattro straordinari racconti di Luciano Bianciardi. Bianciardi che con Giovanni Piubello e Giancarlo Fusco calamitava all'epoca non soltanto l'attenzione ma anche l'affetto del direttore del Guerino, Gianni Brera. C'era anche Giovanni Arpino, certo, ma questa è un'altra storia. È una storia ben nota, fatta prima di miele e poi di buio. Mentre tutti gli altri scrittori, da Rea a Compagnone, da Bevilacqua a Goldoni, Colosimo, Pomiglio, Gorlier, erano scelte suggerite dall'editore con una sola eccezione, Edgardo Ferri, una firma nobile e raffinata, scelta dal caporedattore Willy Molco e molto vicina a Bianciardi, quasi a protezione, con affetto amicale, fino agli ultimi giorni. 1970 dunque, 28 settembre. Gianni Brera sospende La bocca del leone, è la sua rubrica di posta con i lettori, e cede il testimone a Luciano Bianciardi,
Così è, se vi pare, il titolo della rubrica. Ma Pirandello è solo un pretesto perché Bianciardi non conosce i se e se ne frega dei ma. Lui galoppa sui quesiti sportivi di Cebrera come un ardito cosacco sui fiori della steppa, mentre proprio Gianni Brera, l'arcimatto, si riprenderà la bocca del leone giusto un anno dopo e tornerà al carrello. Tornerà a ticchettare con frenesia i tasti della lettera 22, affidando a Bianciardi una nuova rubrica, il Salotto Letterario, uno spazio riservato alla posta dei VIP. Lo farà Brera con un gesto di classe e con un distinguo carico d'affetto e anche di insospettabile umiltà. Il poeta altissimo vola. Il tiratore di carrelli Olivetti arranca tutte suole sulle sue piste contorte e accidentate. E il poeta Luciano Bianciardi, volerà ancora altissimo per un tempo, ahimè, troppo breve. 2 mesi soltanto, quando l'alcol, un triste beffardo nemico di vita, l'avrebbe portato via senza mai intaccarne però la lucidità, la fierezza o quell'anarchia utopica e visionaria che di Luciano Bianciardi avrebbe rappresentato il testamento morale, politico e sociale. I modi della protesta contro la società opulenta, contro la spirale salari, prezzi, noi ormai la importiamo dall'America, prefabbricata, inscatolata, come se fosse un prodotto dal supermercato. L'anarchia di fondo, così radicata, così carica di una rabbia a pallettone, una rabbia silenziosa, mai risolta. L'anarchia sarebbe stata senza ombre una sua compagna di vita sempre affamata e persino scellerata, anche per certe scelte in apparenza incomprensibili, come il no a Montanelli. Montanelli che gli offriva una collaborazione al Corriere, 2 articoli al mese per una cifra paragonabile ai 5.000 euro di oggi. Ma i salotti borghesi che blandivano Bianciardi e che lo inseguivano per trasformarlo in un fenomeno culturale, un fenomeno da baraccone, e che prima o poi lo avrebbero triturato, era questa, in definitiva, la vetrina che lui visionario intravedeva nel Corriere. Questi salotti non facevano che alimentare il suo desiderio di una solitudine cupa e irrisolta, senza sbocchi. E così, quando gli arrivò l'offerta del Guerin Sportivo, il Guerino che già ospitava quei suoi racconti di una quasi primitiva libertà espressiva, non gli sembrò vero di confinarsi in un recinto defilato, però privo di censure, per far esplodere la sua prosa ironica e trasgressiva. E poi c'era Gianni Brera. Brera amico e sodale, tante affinità in comune, l'attenzione per esempio ai temi sociali e politici, alla cultura, al costume, in un giornale anticonvenzionale, l'esatto opposto delle tribune da cui pontificavano Lieco e Flaiano, un giornale, il Guerino, che consentiva a Bianciardi di lanciare in totale, spregiudicato, scardinato furore espressivo quegli strali rivoluzionari così stralunati che da altre testate non sarebbero mai potuti partire. Lo sport è per tradizione mimesi di vita, ma per Bianciardi è di più. Lo sport vive le contraddizioni, gli schematismi della società di quel tempo, anticipa i pericoli di quella che sarebbe stata invece la nostra di società, mezzo secolo più tardi. Può farlo lo sport perché non possiede le paratie che appiattiscono le analisi della politica o del costume. Ed è qui che emerge e si esalta l'intuito visionario di Bianciardi, che avverte con la leggerezza, la precisione e l'anarchia dello sciamano il carosello amaro delle disillusioni che l'euforia del miracolo economico ci avrebbe riservato. La battaglia per il divorzio diventa per lui una battaglia di retroguardia, meglio battersi per la soppressione del matrimonio. L'occupazione delle università. Beh, quella è velleitaria, è una forma di snobismo. Meglio concentrarsi sull'occupazione delle banche, che sono il vero centro del potere. La televisione non è uno strumento di libertà e di cultura, ma di schiavitù. Le imprese spaziali, poi, sono una inutile esibizione di potenza tecnologica fine a se stessa. E la Luna, quella Luna che Bianciardi vede così lontana, ma al tempo stesso così vicina, ebbene sì, la voglio, dice, voglio la Luna. A quella Luna forse cambierebbe nome perché ha l'algido chiarore dell'utopia.
Di certo, Luciano Bianciardi rappresenta qualcosa di diverso da tutti i mondi letterari che ha frequentato e che, grazie allo sport, alla palestra verdissima di quel giornale Lenzuolo, che era il Guerino di Gianni Brera, ha potuto descriverli, quei mondi, con distacco e con disincanto, però con la forza di altrettanto verdissime idee. Perché ha sempre parlato ai sognatori per la diretta via, si chiamassero tifosi, letterati o politici, comunque si chiamassero, Bianciardi ne ha in qualche modo illuminato il cammino. Come quando ha raccontato con le magie del Cagliari lo Spiritus Frumentis, il whisky, tradotto in latino, il whisky di Manlio Scopigno, le dirompenti esplosioni balistiche di Riva, ma anche la faccia da capitano di Ventura di Albertosi o il sorriso ciottoloso di Terrone, di quel terzino che gli bastava pronunciarne il nome, Martiradonna, per turbarsi profondamente. E ai soliti orcheoclasti, i rompiscatole in servizio permanente effettivo che gli rampognavano la sua militanza nel mondo dello sport, un mondo riottoso da sottobosco culturale, rispondeva impettendosi che Leopardi è stato il primo giornalista sportivo a parlare di pallone, che a colpirlo con il bracciale o con i piedi non faceva differenza. E poi Umberto Saba, il portiere caduto alla difesa ultima vana, e Vittorio Sereni, le zebre venute di Piemonte sormontano riscosse a un allalì. E poi Giorgio Caproni, Cesare Garboli, Giovanni Giudici, Franco Loi, Maurizio Cucchi. Ma cosa andate cercando voi? Voi così lontani da Gadda e da Joyce, cosa andate cercando voi? Voi che date un premio letterario ad Accia Maraini davanti a Lucio Mastronardi e a me, Luciano Bianciardi, quando in giuria siede Alberto Moravia. On y suit qui mal y pense. E se poi capitava, e capitava sempre, che le domande dei lettori fioccassero sulla sua attività di traduttore, che era poi l'attività primaria, così poco remunerata, così troppo spesso fraintesa, basti pensare a Fernanda Pivano, che gli aveva bocciato una traduzione di Kerouac. Ma per Bianciardi Kerouac era sovradimensionato, neppure alla pari di uno scrittore di casa nostra, cacciaballe, un vero cacciaballe, un enorme vergognoso cacciaballe, però ruspante, uno scrittore come Giancarlo Fusco. Quanto a Hemingway, per Bianciardi era un volontario, bei racconti ma brutti romanzi, molto molto meglio di lui, due volte e mezzo meglio di lui Jack London, geniale e mal compreso. Per non parlare di Henry Miller o di Enrico Molinari, come lo chiamava lui, e del suo Tropico del Cancro, che Bianciardi ha italianizzato anche nelle espressioni e che sulle pagine del Guerino ha spesso giustamente enfatizzato con l'assist complice di Gianni Brera. Lungimirante e visionario Bianciardi anche in queste sue velleitarie intuizioni, perché proprio la critica, a distanza di mezzo secolo, gli sta dando adesso ragione. E allora ecco che c'è una sola strada in questo giro matto dell'ossimoro per dare un senso compiuto alle celebrazioni per il centenario del Luciano Bianciardi, anarchico e sognatore, malinconico e sprezzante, estroverso e taciturno, disincantato ed entusiasta. Una sola strada, una soltanto, rimetterne in circolo le parole. Vedi Mazzarella, io ho voluto darti appuntamento qua perché Brera è una specie di approdo inevitabile. Quando uno scrittore, un giornalista, un artista o un fotografo arriva da fuori a Milano, è inevitabile che scenda a Brera. Se tu avessi deciso di fare il tuo mestiere a Milano anziché a Roma, stai pur certo che saresti qua. Visionario oggi, a mio avviso, è chi è capace di vivere, attualizzandolo, un umanesimo personale, istintivo, peculiare perché fuori moda e fuori contesto. Perché solo chi è fuori contesto può essere considerato un visionario. Sono Adalberto Scemma e questo che avete appena ascoltato è Visionari, il podcast che racconta i grandi maestri della letteratura sportiva. Il testo e le parole sono mie, così come la voce. L'ha registrata Veronica Marchi negli studi di Osteria Futurista. Il sound design e la post-produzione sono di Andrea Diani, le ricerche storiche di Roger Up.
Il progetto editoriale è di Diego Alverà. L'immagine e la comunicazione sono di Pensiero Visibile, la produzione di Storie Avvolgibili. A raccontare con me il visionario di questo episodio c'era Lorenzo Longhi. Puoi riascoltare questo podcast ogni volta che vuoi sul sito storieavvolgibili.it e su tutti i principali canali di ascolto. Storie Avvolgibili è orgogliosa di raccontare queste storie. Ogni ascolto per noi è importante. Per questo, se il podcast ti è piaciuto, clicca il tasto Segui su Spotify, lascia una recensione su Apple Podcast, ma soprattutto parlane con gli amici e aiutali a trovarlo. Supportiamo i podcast di qualità. Alla prossima puntata.